Continuo con Giulia. Ciao Giulia, buongiorno. Ciao a tutti quanti. Come stai, Giulia? Sì. Hai seguito Donato Franconi? No, un po' alla fine l'ho sentito, sono entrata verso la fine, quando ha salutato. Beh, speriamo poi che tu possa essere in effetti chiamata a far parte del casting che farà Checco Zalone nell'eventuale prossimo film. Oramai ti sei guadagnata una grande notorietà, Giulia. Hai circa 535.000 follower su Instagram, sei diventato un personaggio per Manfredonia. Tutte persone che mi vogliono tanto bene. Beh, insomma, ti scrivono messaggi di affetto e tutto il resto. Senti, Giulia, ho i direct pieni, però non ci sono persone che mi scrivono messaggi brutti, tipo, come si sa, alle persone con tanti messaggi scrivono anche i messaggi brutti. Invece no, a me tutti mi vogliono bene, sono stata fortunata. Beh, con un viso così grazioso, scusami, come si fa a voler finale? Insomma, c'hai un viso così grazioso. Ascolta, Giulia, mi ha colpito tantissimo, diciamo, un video che sono andato a vedere sulla tua persona, dove hai detto questa frase: se volete, vi presto un po' di personalità. Ma come ti è venuto a dire questa cosa? Allora, non lo so, praticamente dovevo fare i provini per il collegio. Allora, questa è una frase che un giorno avevo letto sopra Instagram e mi ero innamorata di questa frase, madonna mia quanto è bella, e l'avevo messa ovunque, stato WhatsApp, praticamente questa frase era tipo mia, e me la stavo pure sulla maglietta, Instagram, WhatsApp. Allora, perché non la dico pure al collegio, visto che è una frase che mi appartiene? Ed è stata proprio quella frase che gli ha colpito un sacco, e anche per quello che, diciamo, secondo me mi hanno preso, perché la ripetevano sempre, mi piaceva un sacco, e sono stata felice. È diventato il tuo motto, Giulia, davvero. Sì, ma ne ho tantissime, alcuni che dico io, questo invece l'avevo letto, e mi è piaciuto un sacco, infatti è piaciuto anche a loro della Rai, troppo bello. Senti, Giulia, come ti sei trovata nel collegio? Adesso, diciamo, noi abbiamo visto le immagini in TV, però dietro le quinte come ti sei trovata? Ah, praticamente non vi spiego. Allora, noi lì, se... è come lo guardi in televisione, però in fondo qualcosa sfugge dentro, fuori, tipo fuori le quinte noi avevamo cose che in televisione non si vedevano, possiamo fare cose che in televisione non si vedevano, mangiamo di più, ma non di più, o meglio, le schifezze che ci facevano mangiare sempre quelle erano, però c'era qualcosa così che ci davano sotto per sotto. Quindi, senti, diciamo, Giulia, hai parlato di schifezze, ma vi davano anche il Gaviscon dopo, no? No, senza Gaviscon. No. Senti una cosa, Giulia, ma tu hai pubblicizzato due prodotti tipici nostri, il caciocavallo e le olive. Tre, quale sarebbe il terzo prodotto? Caciocavallo scaldate e le olive, sono tre. Però si saltate il 4 prodotto. Il 4 prodotto non c'entravano nella valigia. Qual è? La farrata, Giulia. Non c'entravano nella valigia, io volevo portare salami, volevo portare, solo che non c'entravano. Ma quello di Napoli o di Milano? Immagino. Rigorosamente di Napoli, giustamente, il nostro salame. Beh, sei non bellissima. Ti sente bene. No, adesso mi senti? Sì, ora ti sento. Ah, stanno scorrendo le tue immagini, praticamente. Sì, sto vedendo. Bravissima. Qua ho fatto il casting, qua ho fatto il provino. Praticamente qui mi avevano chiamato che devo fare il video per registrare le cose che devono andare in televisione, ci hanno fatto provare mille volte, c'erano un sacco di cameraman dietro, tutte le persone che ti dicevano fai così, è stato bello. Qua poi hanno chiamato i miei genitori ad andare nel video, qua invece è andata al preside a contestare il fatto che avevano buttato fuori l'amica e mi ha detto, ma come vi permettete? Qua mi ricordo. Questo mi ricordo, insomma, che sei stata veramente molto molto dura, insomma, con il preside, come vi permettete? Sei preso una libertà che è difficile che si possa prendere all'interno di una scuola. Senti, Giulia, volevo farti una domanda, insomma, sei vulcanica, sprizzi energia da tutti i pori, insomma, io veramente ti auguro che nel futuro tu possa davvero raggiungere, diciamo, il successo. Grazie. Lo stai vivendo sostanzialmente. Allora, io voglio dire una cosa, io come speaker radiofonico, a parte, cioè nel tempo ho acquisito anch'io un po' di cadenza barese, perché all'università ho frequentato tantissimi baresi. Ma tu questa cadenza come l'hai assunta? Spiegami. Sinceramente, non lo so manco io. Sinceramente, secondo me, io ci sono nata così. Perché io non ho a che fare prima del collegio, non conoscevo nessun barese. Quindi non so come ho fatto ad avere questa cadenza. È proprio una cosa che sono nata io. E non cioè, la cambiare. Io di Manfredoniano. Le persone mi dicono, ma tu sei di Manfredonia oppure sei di Bari? E mi fa capire che sono di Manfredonia, ma era la cadenza. È proprio barese, ma sinceramente non lo so neanche io perché ci sono nata così. Lascialo così, perché comunque sì, adesso è diventata una tua caratterizzazione, ecco, bravo, non la puoi cambiare. Mi conoscono per questo.
Senti Giulia, a parte il collegio, nella vita tu quale istituto frequenti? Cosa fai? Allora, io faccio il liceo scientifico Garrido Galilei, faccio il secondo anno. Perché? Mo vi spiego perché. Perché io dovrei fare il primo anno. Il problema è che quando ero piccola all'asilo, le maestre no, non sviavola sta bambina perché era troppo fastidiosa. E quindi mi hanno mandato un anno prima a scuola. E quindi ora mi ritrovo a fare il secondo anziché il primo. Quindi il secondo di liceo faccio. E che corso fai? Ah, Abi. praticamente c'è sia quello con latino che quello senza latino. Io no, no, latino non lo voglio fare, quindi ho preso quello con informatica. Ah, fai informatica. Sai che ho fatto Sì. anch'io il liceo scientifico, quindi ho scelto una scuola importante, insomma, specie per il futuro. Chissà se poi, diciamo, avrai un futuro artistico, perché, insomma, sentendoti e vedendoti, sei davvero un vulcano. Secondo me hai delle grandi Grazie, grazie, complimenti, e veramente ti devo fare i complimenti. Senti, Giulia, quanto sei orgogliosa di portare il nome di Manfredonia? Perché allo stato, dal punto di vista, diciamo, della notorietà, sei probabilmente la ragazza più famosa di Manfredonia. Allora, ora vi spiego. Allora, è bellissimo perché comunque io amo tantissimo la mia città, la mia regione, infatti ho cercato di portarla al massimo anche sulla Rai, nel collegio, quindi essere, diciamo, una delle più conosciute a Manfredonia, diciamo, un simbolo per me è top. Infatti poi ti vedo su TikTok quando dicono, per esempio, descrivi la tua regione, e mettono tipo le immagini della Puglia e poi mettono l'immagine mia. C'è una cosa bellissima. Come vedi, allora tu mi associ, è bellissimo. È bellissimo, sei diventato uno status symbol per Manfredonia a livello mediatico. Questa è una Che cosa importante. bello! Fra le tante negatività, però ci sono anche tante positività, tra cui rientri a pieno titolo anche tu. Senti, Giulia, i rapporti con gli altri collegiali durante e dopo il programma. Allora, sì, Come è noi abbiamo stato? praticamente durante il programma eravamo tutti amici, cioè non c'era nessuno escluso, o meglio qualcuno un pochettino escluso, tipo quelli là che non facevano molto, erano un po' più timidi, diciamo, degli altri, perché avevamo personalità molto opposte, capito? Loro ci hanno preso apposta con perché volevano che litigassimo. Non abbiamo litigato per niente. Insomma, c'era chi era molto aperto, chi era molto chiuso, quindi era ovvio un po' che qualcuno doveva essere escluso. Però ci facciamo tutti parte del gruppo. Invece ora che è finito il collegio, abbiamo tutti un gruppo su WhatsApp dove ci sentiamo ogni giorno, parliamo ogni giorno, ci mandiamo le foto di cosa stiamo facendo, quindi siamo 100% in contatto. Ecco, c'è Alberto Orsino che scrive: prossima tappa all'Isola dei Famosi. Magari, magari. Quando faccio 18 anni ci proviamo. Ma lì Vediamo, comunque vediamo. quello che poi può. Il problema, sai qual è? Che poi mi devo buttare nell'acqua dall'aeroplano. E di quello tengo paura Ma io. ti mettono il salvagente, scusami, i Ma io braccioli, Giulia. so nuotare, Ah, però posso, speriamo perfetto. che non è alto. Ah, Speriamo. ecco, no, questo sicuramente. Ma però lì all'Isola dei Famosi, poi, dai, poi bisogna arrangiarsi. Sei disposta a fare la dieta? Non lo so, mi porto qualcosa sotto per sotto, vediamo se riusciamo a portare. Ma guarda, hai sentito, tu non hai sentito Donato Francone, il comico showman barese, No, insomma, no, non l'ho lui sentito. ha, una grandissima, ha avuto una grandissima carriera all'interno dei villaggi come capo animatore e animatore, insomma. E lui parlava di mimica, lui la pantomimica, cioè in pratica i comici che usano il viso, il corpo, per far ridere la gente. Posso dirti una cosa? Dimmi. Possiedi appieno queste caratteristiche, Ah, basta guardare. grazie, grazie, Fai grazie. sorridere la gente, davvero. Sei veramente vulcanica, tolta. Hai davvero tanta energia, ma Grazie. anche nei movimenti, nella mimica, insomma, tu sei quasi un'artista nata, insomma, Giulia. Io vedo in E questo modo. addirittura. Beh, certo, da chi hai preso queste caratteristiche? Nei tuoi genitori, conosco benissimo tuo papà, che peraltro Mimmo lo saluto, conosco anche tua mamma, però ovviamente. Chi è che ti ha trasferito queste cose? Io, per esempio, so cantare, ma mia mamma è una bravissima cantante, per dire. Come ti è venuto in questo modo? Insomma, com'è Guarda, che è. non, sinceramente non lo so neanche io, perché tipo in famiglia, mio padre, mia madre, sono persone molto sobrie, anche di voce, di accento, sono persone molto calme, non so come sono uscita. Ma certe volte mi chiedo, mamma, ma siamo sicuri che io sono figlia a te? Cioè io così dico, non lo so. Sei uno spasso, Giulia, sei davvero uno spasso. Grazie, Qui sei grazie, diventata la mascotta della tua famiglia, diciamo, grazie. quella, Sì. lei che allieta le giornate dei tuoi genitori, insomma, di Infatti, quando nome. sono stata un mese fuori al collegio, sono tornata. Ah, no, io in collegio poi dicevo, Madonna, chissà che depressione saranno quelli in quel palazzo, perché io abito nel palazzo con mia zia, mio zio. Vediamo che depressione che sarà là, perché senza di me nel palazzo non si fa niente. Non si Ah, fa è niente. Io sono bellissima. spirito un pochettino più. Beh, sei molto vivace e soprattutto veramente vedo che hai una grande energia che trasmetti anche agli altri, soprattutto a me che ti sto intervistando, ho avuto il piacere e l'onore
intervistati. Senti, Giulia, sogni un film con Zalone, cioè, è stato fatto anche un articolo sul giornale. Hai qualcuno che ti segue e ti proporre nel mondo dello spettacolo che sogni? Allora, io sto facendo un po' da soli i provini, perché comunque quelle sono cose che devi fare da sola. Certo. E poi però ho l'agenzia, però non si occupa di queste cose, quindi dobbiamo vedere un po' come dobbiamo fare. È un po' difficile. Si spera in una fortuna, mo vediamo. Ma non ti preoccupare. Beh, comunque sia, ho letto un post a proposito sul profilo di tuo padre, di Mimmo, che sognare, diciamo, è lecito, è la cosa più bella. Io in effetti sono convinto di questo. Anch'io, ad esempio, ho intervistato un grosso campione, che è Nando De Napoli, che io lo vedevo giocare negli anni 90, e a distanza di 30 anni, chi l'avrebbe mai pensato? Sono riuscito ad intervistarlo, insomma, ha giocato al fianco di Diego Armando Maradona per tanti anni, che è stato il dio del calcio sostanzialmente, e l'ho anche incontrato di persona, per cui ritengo che tu debba davvero continuare a rincorrere i tuoi sogni. Diciamo anche il sogno del collegio, io lo volevo fare da un anno e mezzo, due, io ci pensavo ogni notte, cioè voi dovete capire che io non dormivo la notte per pensare a cosa potevo fare se fossi entrata in collegio. E poi il fatto strano, sapete qual è? Che io avevo un presentimento proprio, cioè, ma proprio da un anno e mezzo avevo tutto programmato, come proprio se sicuro 100% mi avessero preso. Avevo questo presentimento proprio che pare, cioè, certe volte il destino proprio partiva dentro di me, me lo sentivo proprio che sarebbe stata una risposta positiva, che ce l'avrei fatta. E alla fine, secondo me, è tutta una questione di psicologia, cioè tu ci devi pensare, ci devi credere fino alla fine per far sì che sia vero. Senti, Giulia, adesso faccio un bel saluto perché diciamo, certo, io veramente sei stata grandiosa nella tua intervista, ti faccio davvero i complimenti, ti auguro tutto il meglio che la vita possa offrirti, un grande successo soprattutto nella scuola adesso che sei giovanissima e nel futuro anche professionale, ove mai ciao Maddalena, buoni conti. Okay, ti sta salutando, sì, ti sta salutando, sì. E vuole che tu la saluti in diretta, insomma, ricambio. Saluti a Maddalena Buoniconti, e che dirti, Giulia, davvero ti faccio davvero tanti auguri per il tuo successo. Grazie a te, Giulia, buona domenica. Ciao, buona domenica. Ciao.